un po' più moderni che ti vengono incontro, ti consiglio di fare la parte più burocratica in chiesa, così il Vaticano è a posto. E tu così hai fatto? Poi sposti tutto e vai in spiaggia e lì e finisce così il matrimonio. Hai fatto, sì, così ho fatto. Bello. Per cui in, anche era molto bello perché nella piccola chiesina era veramente io e il mio marito. Principe, quando un ospite parla, mi meraviglio di lei che è un principe. Sì. No, ma ieri abbiamo parlato dei coatti maleducati, sì, però principe, no, la sentivo. Prego. Quando un ospite sta raccontando non si parla con altro, no, si ascolta. Ma non si fa, siamo in un programma televisivo, in un salotto. Ma avete sentito? Ecco. Mi ha messo a posto. Ho messo a posto, sta a sentire e poi fa il tuo commento, principe. Via. No, diceva era bello perché... Allora, principe, era molto bello. Perché in chiesa no, gli parlo a lui così non parla, perché così in chiesa c'era solo io, mio marito, i testimoni, la mia sorella e la mamma di Andrea, per cui era molto intimo e poteva veramente sentire che cosa vuol dire sposare il tuo uomo. E poi l'impatto con i nostri ospiti, dove poi c'è stato il scambio delle fedi e il sì davanti agli altri, ma il la decisione, il guardarsi negli occhi era bello perché eravamo solo noi. E questo era meraviglioso. È vero, sì. Però è bello, è vero, sì. È diverso. Per cui, e poi dico un'altra cosa, ho sentito che c'è molto soldi adesso in giro per i matrimoni. Credo che sia molto sbagliato di prendere prestiti per fare il matrimonio, passare il matrimonio sui prestiti che poi devi pagare con il tempo. Ma guarda, io credo, adesso poi sentiremo anche questa coppia che sta per sposarsi, perché hanno trovato davvero un modo così diverso, no? Perché sono molto curiosa. Anzi, ne possiamo anche parlare adesso e poi vengo da te, Jean-Paul. Allora, voi... che cosa avete escogitato? Loro non è che hanno così tanti soldi da poter spendere per il loro matrimonio, e allora che cosa avete fatto? Ma allora abbiamo fatto una ricerca in seguito a una trasmissione televisiva che parlava dei vari sponsor legati al discorso del calcio o al MotoGP, un po' in sordina. Ma è molto semplice, Aurora, che sì, così era saltato capiamo... fuori il discorso del matrimonio con lo sponsor. E di conseguenza ho fatto una ricerca su internet e ho visto che in America va di moda dal 2006, in Francia stanno... Cioè spiega bene che cosa va di moda, che sposarsi alcune coppie con, di sposi... Sì, sposarsi con l'aiuto degli sponsor. Con l'aiuto degli sponsor, capito? Cioè loro pubblicizzano, hanno già trovato sponsor... E loro attraverso internet, Facebook e poi alcuni giornali, perché poi la cosa è abbastanza curiosa e divertente, perché finora è stata fatta soltanto in America, l'Italia ci sta provando, la Francia tenta di portare questa grande novità, per cui tu sei rovinato, Jean-Paul, se prende... tu sei rovinato. Anche e loro pagano cosa? Ma allora, c'è chi fa degli sconti e chi invece... omaggia il proprio operato, ecco. Cioè tu fammi capire, allora tu chiami Jean-Paul, diciamo che Jean-Paul è uno stilista e fa dei vestiti da sposa meravigliosi, tu chiami Jean-Paul Aurora e chiedi a Jean-Paul se gli interessa avere un cambio pubblicitario attraverso internet. Gli propongo, insomma, gli spiego un po' chi siamo, insomma, cosa facciamo. Scusa, già succede con i grandi matrimoni, quello dicevo prima. Cioè, i grandi matrimoni, quasi tutti gli abili regalano quando hanno una grande pubblicità in cambio. Per esempio, Tom Cruise con la sua signora ha avuto tutto il regalo da Armani. Beh, a me il mio che tu hai fatto, Valentino, certamente mi ha regalato un vestito meraviglioso. Veniamo succede. A questi grandi matrimoni, allora Jean-Paul, dai, tu hai fatto Tom Cruise, hai parlato di lui, cioè come sta? È stato difficile organizzare il matrimonio di una star? È stato innanzitutto molto rapido, perché io sono stato... chiamato un mese prima praticamente, che tutto era stato organizzato a Villa d'Este. Mi alzate l'audio di Jean-Paul per favore? Sì, infatti sì. Tutto era stato organizzato a Villa d'Este, no? Poi per... mi sposto? Sì. No, va benissimo, adesso ti... Poi per motivi di sicurezza non è stato più possibile realizzarlo, era già stato fatto, pianificato da un loro amico di Hollywood. E poi un giorno sono stato chiamato da Armani, ho detto guarda c'è un matrimonio da organizzare in un posto molto sicuro a Roma, che mi consigli? Gli ho suggerito Castello di Bracciano, l'ha visto perché era veramente una rocca incredibile, e mi diceva fammi un progetto per 120 persone, fai tu, decidi tu. Io
tranquillamente, ho fatto il progetto, ho fatto i disegni, i bozzetti, io l'ho mandato via email, ok, tutto bene, perfetto. Cioè, guarda, fra una settimana arriverà la sposa, verrà a vedere il posto. Io non l'avevo neanche riconosciuta, né mi aveva detto che era di Tom Cruise in matrimonio. Io pensavo fosse una sua amica. Ah, non lo sapevi? No. È arrivata questa ragazza molto carina, con una redingote nera, un paio di ballerine, lei, anche quelli lì, io non, confesso, non la conoscevo. Però con 6 o 8 guardie del corpo, una cosa, dico, ma sarà qualche figlia di qualche miliardario americano, non lo so, non riuscivo a capire. E ho detto, ok, bellissimo, tutto bene, meraviglioso, fai tutto tu, hai carta bianca. Poi il giorno dopo qualcuno ha chiaramente detto che c'era questo matrimonio di Bracciano e poi ho capito che erano loro. È uscito sul prima pagina. Dopo l'hai capito? No, ma sul messaggio. Ma quando hai visto lui? No, ma un momento, questo 15 giorni prima del matrimonio. Il giorno dopo che è arrivata lei. Insomma, matrimonio meraviglioso. Detto, sì. Quanto è costato? Ma guarda, credo molto poco, perché allora ti dico. Gli hanno regalato tutto. Allora, il castello gliel'ha regalato la proprietaria, la principessa di Scacchi. Perché più hanno soldi, cara Aurora, caro. No, non solo, Mara. Cioè piove sul bagnato, Mara, hai capito? Non solo, ma poi gli abiti Armani. Poi il chiedi forse non è stato pagato, ma in una maniera molto. Ma poi lui ha venduto il servizio esclusivo al giornale People. Per cui credo. Ci ha guadagnato un sacco di soldi. Io ho firmato un contratto dove poi all'ultimo momento volevo tirarmi indietro, perché se mai avessi detto una parola, un'idea sul matrimonio, che lo facevo io, cosa facevo, 2 milioni di euro di multa avevo. Addirittura. Sì, che io all'ultimo momento non volevo più per farlo. Top secret. Ma io ho cucito la bocca. Ma è stato un matrimonio facile comunque, Gianpaolo. Facile perché lui è arrivato praticamente il giorno del matrimonio, alle 3 era tutto deciso. È andato bene tutto, benissimo. Sono stati felicissimi. Mi ha detto, è stato il più bel film della mia vita. Con una chance soltanto, tutto in diretta, era felicissimo. Stiamo vedendo delle immagini, elicotteri, paparazzi, loro due bellissimi, davvero. Un matrimonio da sogno, guardate che cos'è questa location davvero meravigliosa. E da questo matrimonio invece passiamo a un matrimonio più divertente, molto più divertente, io credo, che sono i matrimoni napoletani. Vediamo insieme questo filmato. Raffaella e Ivan hanno 26 anni e metà della loro vita l'hanno trascorsa da fidanzati. Nel 13° anniversario del loro amore hanno deciso di sposarsi e, come da tradizione, la sera prima delle nozze il futuro sposo ha organizzato una serenata. Ma che pensiero dolce! Dopo tanto tempo finalmente si è realizzato il nostro sogno. Auguri! La serenata addirittura! Che emozione! Come vedete c'è grande partecipazione, la serenata fuori dalla finestra di Raffaella ha attirato l'intero quartiere. Siamo a Napoli, quindi è troppo bello Napoli. Come mai è venuta qua? A vedere la sposa! Esiste ancora il romanticismo nel matrimonio? Regna proprio! Eccola qua la nostra sposina di oggi. Raffaella, è prontissima per andare in chiesa, giusto? Sì. Il tuo matrimonio è davvero un sogno che si realizza? Sì, perché infatti io già lo sognavo, immaginavo così. Immaginavo una macchina lunghissima, un vestito così principesco con tanti applicchi che luccicano. La serenata, e ieri sera l'abbiamo fatta. Incontrare una persona che veramente riesca a capirmi, che mi coccola tanto. Ed è Ivan, quello l'abbiamo trovato. Il futuro sposo quindi è tutto quello che avevi sempre sognato. Sì, sì, mi coccola tanto. Quindi esiste ancora il romanticismo nel matrimonio? Sì, molto romantico. Oggi doppia festa in questa casa, perché la loro figliola si sposa, ma loro festeggiano 35 anni di matrimonio. Sì, 35 anni di matrimonio, sì. Non è una coincidenza che Raffaella ha deciso di sposarsi in questo giorno? L'abbiamo preparata a tavolino, l'abbiamo preparata. Un modo simbolico per augurare ai novelli sposi una lunga vita insieme. La loro storia ha davvero il sapore d'altri tempi. Si sono conosciuti sui banchi di scuola e ora stanno per sposarsi. Io sono il suo unico fidanzato, lei è la mia unica fidanzata. In pratica siamo più unici che rari. Ivan è stato il mio primo fidanzato, l'unico uomo della mia vita e sarà il futuro padre dei miei figli. Raffaella, ricevi questo anello
nel segno del mio amore e della mia fedeltà. Ricevi questo anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pensa in quel momento. In quell'istante che stai entrando, il cervello si blocca per un attimo. Guardi lui, stupendo, continui a camminare con tuo padre. Un commento a caldo. Sono emozionatissimo, aspettavo questo momento dal primo giorno che l'ho conosciuto. Perché la cosa più divertente è la festa dopo, è il pranzo, la musica, ballano, cantano. Maigi, tu come lo sogni il giorno del tuo matrimonio? Io volevo dire, io ho ascoltato molto attentamente quello che ha detto Jean Paul per quanto riguarda il matrimonio di Tom Cruise. Pensa a questi poveri disgraziati che non si possono neanche sposare, che non hanno i soldi neanche per fare la festa. E penso proprio che Tom Cruise è talmente miliardario che si fa pagare di tutto e di tutte. Questa è una cosa veramente molto triste. Hai capito, Mara? Queste sono delle cose che a me mi toccano molto. Per quanto riguarda il mio matrimonio, io mi stavo per sposare, ma quando dovevo dire sì, sono scappato via. Perciò mi ritrovo zitello, felice e contento. Contenta anche tu? Contenta anch'io. No, non devi ridere, perché io sono molto arrabbiato di quello che ha detto Jean Paul. Scusami, Mara. Molto arrabbiato. Guarda che Jean Paul è bravissimo. Ma io sì, ma non è stato bravo, no, Tom Cruise. Tutti i servizi l'importante è che abbia pagato Jean Paul. No. Ha pagato? No. Addirittura, no. Scusami, addirittura si vende anche il servizio fotografico alla faccia. Ma quello tutti i cosiddetti divi. Ma che divi? I grandi divi. Devono fare grande beneficenza ai divi. E più sono tanti vivi, soldi, sai benissimo che non fanno la felicità, non fanno più sono famosi e più bisogna essere molto soldi. Generosi, bravo. E sono in pochi ad essere generosi. Scusami, perché danno le esclusive, perché danno le esclusive. Jean Paul, rispondi. Volevo dire che però questo è, cioè, un organizzatore, non so, il proprietario del castello, il castello di Bracciano, dopo aver fatto questo matrimonio ha avuto, non so, 2000 richieste di matrimonio. Io ho avuto un cliente che è venuta da Mosca. Sposare tutte queste ragazze al castello. Ma lo sai, ragazzi, se dovete sposare, fate la richiesta a questo signore, sì, che a questo castello andate a festeggiare lì. No, non hai capito, scusa, fammi finire. Ti voglio dire che è venuto un signore da Mosca, un ricco russo, e ha avuto esattamente la copia esatta della memoria di Tom Cruise. Però per fortuna quello ha pagato, insomma, ma ha avuto esattamente. Quindi, praticamente è un investimento da parte, certo, dello sponsor. Certo. No, sai cosa? Io trovo invece la cosa sbagliata, dare un'esclusiva a un solo giornale. Certamente. E poi prendere dei soldi. Certamente. E poi rivendere i servizi. Certamente. Quella è la cosa più grave. Il giornale poi li rivende. Certo. Il giornale li rivende. Tu immagina, Silvana, che noi quando l'ultimo giorno siamo arrivati, ci hanno praticamente perquisito, ci hanno tolto telefonino, sì, macchina fotografica. Sì. Beh, questo è per l'esclusiva. Sono riusciti a fare una foto. Vorrei sentire Principe Giovannelli. Sì, però io so che Tom Cruise ha dato poi una grossa offerta. Io non l'ho mai sentito. A quella setta di Scientology. Quello, Scientology. Ma stai in America? Il giorno del matrimonio. Perché lì era Scientology. Lui fa parte di questa. Va bene, a parte, insomma, Tom Cruise ne abbiamo già parlato ampiamente. Vorrei sentire adesso la bellissima Natalia. Allora, Natalia, tu aspetti una bambina, quando nascerà? Ma noi adesso viviamo un momento veramente bellissimo nella vita, con tanta gioia, con tanto Massimiliano. Sì, con tanto sorrisi, con tanto gioco. E come ti regalano un pacco con grande fiocco rosa, questa già possiamo confermare perché è una femminuccia. Anche Massimiliano canta serenate, non per me, per questa bella creatura, veramente. È bello attendere, bello aspettare il momento quando arriverà. Io penso preparazione, adesso vedo tutte queste bellissime preparazioni per un matrimonio. Secondo me per nascita una bambina sì, ci vuole un po' di più, 9 mesi. Assolutamente. È un 9 mesi nasce, grande. Quando nasce Natalia? Fine luglio, primi di agosto. Ah, perciò abbiamo tanto tempo per ancora esserci in queste emozioni, preparazione. Veramente una cosa bella aspettare, secondo me. Adesso aspettate la vostra bambina, ma nell'aria sì. C'è anche... Questo c'è un altro si parla pacco, anche regalo, di matrimonio? Sì, sì, però è quasi piccato godere due feste insieme perché sprezzano un pochino. Vogliamo prima arrivare fino a fine di un gioco e poi sicuramente sarà. Ma dove ti piacerebbe sposarti? Sicuramente mi piacerebbe in aperto.
È forse Napoli, perché c'è mare, è una cosa molto molto bella. Il Massimiliano ci tiene tanto. Veniamo tutti, guarda, Natalia, veniamo tutti, perché già Napoli è una città così allegra e poi i matrimoni napoletani io li amo, li adoro. E Contessa De Blanc. Madame Venier. Qual è il matrimonio, insomma, più bello, più sfarzoso al quale lei ha partecipato? Beh, sono stati due dove mi sono molto divertita. Uno è stato quello